Mi faccio sentire meglio così, non vi preoccupate. Va bene. Non so se voi avete notato che scherzando, sono passati 40 giorni dalla Pasqua. Sapete che prima, domani, si sarebbe celebrata l'Ascensione, quindi Gesù che sale al cielo. La realtà dell'ascensione, vedete, forse è una delle realtà belle, perché noi con l'ascensione noi prendiamo possesso del paradiso, con l'ascensione noi prendiamo possesso del cielo. Fateci caso, sulla terra noi per prendere possesso mettiamo il piede, con il piede prendiamo possesso della terra. Sapete come prendiamo possesso del cielo? Con la testa. No. E va bene. È la parola che pesa, non fa niente. La parola deve... Dicevo, con la testa prendiamo possesso del cielo. In che senso con la testa? Perché, per usare l'immagine di San Paolo, il capo è lì, Gesù Cristo, e noi siamo le membra. Però il capo già sta lì. Allora, se questo corpo, il corpo di Cristo, non è un corpo amorfo, e quindi dire che il capo sta lì e le membra poi comunque già partecipano del corpo. Se poi è un corpo strano, amorfo, allora vuol dire che il capo sta lì, pazienza, le membra stanno così. Quindi noi siamo già partecipi di quella realtà, già c'è come anticipo, c'è donata. E voi sapete, no, che c'è una certa distinzione tra... Luca l'Evangelista e Giovanni, ad esempio. Perché, ad esempio, Luca ci parla dei 40 giorni, però Giovanni non ci parla dei 40 giorni. E noi stiamo nei Vangeli della Resurrezione con Giovanni. E allora, sono passati questi 40 giorni o non sono passati questi 40 giorni? Perché Gesù, come abbiamo visto con la Maddalena, non sono ancora salito al Padre. È la glorificazione che Giovanni pone nello stesso giorno, perché la risurrezione di Cristo per Giovanni è la sua glorificazione e quindi il fatto che lui siede di nuovo alla destra del Padre. Ora, però, questo non significa che Gesù poi non si sia mostrato dopo risorto ai due suoi discepoli, perché comunque anche quando Gesù si è manifestato ai suoi discepoli, e lui si è manifestato ai suoi discepoli perché comunque stava già lì, asceso alla destra del Padre, non è che stava in un posto della Galilea, in una strada, in una casa privata, e poi dopo all'improvviso appariva agli apostoli. Lo vedremo poi con il brano di questa sera, ci lasceremo aiutare. Luca però ci dà 40 giorni per mostrarci un poco a livello più pedagogico. Intanto è quello che dice, che nei 40 giorni Gesù ha formato i suoi discepoli a prepararsi al fatto che lui se ne stesse andando via, per poi inviare lo Spirito Santo. Tant'è vero, chi sta partecipando alla messa quotidiana in questi giorni, nel Vangelo ascoltiamo le promesse dello Spirito Santo. Tra l'altro, venerdì inizia la novena allo Spirito Santo, perché poi l'altra domenica è Pentecoste, quindi il dono dello Spirito. Stamattina, durante la messa, abbiamo ascoltato questa pagina del Vangelo che adesso vi leggerò, che già vi accennai però la volta scorsa, proprio in riferimento alla risurrezione, per poi proseguire con la nostra riflessione. Ed è tratta dagli Atti degli Apostoli al capitolo 17. Voi sapete che negli Atti degli Apostoli, in pratica, potremmo dire che è la potenza dello Spirito, quindi l'atto dello Spirito che agisce negli Atti degli Apostoli. Quindi gli apostoli che si lasciano, accolgono la promessa di Gesù e quindi ricevono lo Spirito Santo, vivono dello Spirito e iniziano a testimoniare Gesù. Perché non lo dimenticate, lo Spirito Santo ha un compito, ricordarci Gesù Cristo. Il compito dello Spirito è quello di cristificarci, farci come Gesù Cristo. Quindi lo Spirito in questo agisce dentro di noi, nel ricordarci che siamo fatti a immagine e somiglianza di Cristo, e quindi questa è la nostra missione, rendere presente Gesù Cristo. Ecco perché Gesù nelle promesse ha detto: lo Spirito prenderà del mio e ve lo comunicherà, ve lo annuncerà. Quindi lo Spirito ci comunica ciò che è di Gesù Cristo. Quindi lo Spirito negli Atti degli Apostoli, che noi potremmo anche chiamarla come la storia della Chiesa nascente,
ci manifesta come lo Spirito agisce all'interno degli Apostoli, quindi all'inizio della Chiesa. E in modo particolare c'è una parte degli Atti dove si parla di Pietro, una seconda parte dove si parla poi di Paolo, con tutto un cammino di conversione, con tutto un cammino di rinascita, con tutto un cammino di adesione alla volontà del Signore. Ora, in questa parte qui, nella seconda, 17, gli studiosi la chiamano un poco più gli Atti di Paolo, perché a un certo punto Pietro scompare, per poi trovarlo a Roma, e sulla scena compare Paolo. Non lo dimentichiamo che San Paolo non è il modello dei santi. Ricordate, no, San Paolo stesso, lui lo afferma, io sono stato un persecutore della Chiesa. E quindi San Paolo ha questa consapevolezza. Quindi quando leggiamo la vita di San Paolo, di San Pietro o degli altri santi, quelli che anche noi conosciamo, non leggiamo questa vita come se fosse un romanzo. Non dimentichiamo la storia di peccato di queste persone. Vedete, nessun santo, solo tranne la Madonna, ma nessun santo non abbia un passato fatto di peccato. Nessun peccatore non ha un futuro fatto di grazia. E quindi sono speranze anche per noi. Allora, San Paolo, a un certo punto, nei suoi viaggi, arriva ad Atene, in Grecia. Sapete bene, no? La Grecia è la cultura del pensiero, la filosofia. Il nostro pensare è questo qui, è quello greco, quindi dell'Occidente, contrapposto all'Oriente più la contemplazione. E quindi arriva lì San Paolo ad Atene e arriva in un posto che si chiama Areopago, una sorta di luogo dove si riunivano in città, si riunivano i benpensanti, diciamo quelli che esprimevano poi il pensiero. E lì San Paolo inizia a parlare a questi membri dell'Areopago e dice così: Paolo, in piedi, in mezzo all'Areopago, disse: Atenesi, vedo che in tutto siete molto religiosi. Passando infatti, osservando i vostri monumenti sacri, ho trovato anche un altare con l'iscrizione a Dio ignoto. Quindi avevano le varie aree con le varie statue, c'era il Dio amore, il Dio della scienza, e quindi c'è anche un Dio ignoto. Quindi riconoscono evidentemente un Dio di cui non sanno chi sia, un Dio ignoto. Ebbene, colui che senza conoscerlo voi adorate, io ve lo annuncio. Quindi questo Dio ignoto che voi adorate ma non lo conoscete, io ve lo annuncio. Il Dio che ha fatto il mondo e tutto ciò che contiene, che è Signore del cielo e della terra, non abita in templi costruiti da mani d'uomo, né dalle mani dell'uomo si lascia servire come se avesse bisogno di qualche cosa. È Lui che dà a tutti la vita e respiro a ogni cosa. Perché tenete presente che se l'uomo costruisce lui il suo Dio, se lo fa secondo il suo se consumo. Vi ricordate quando nell'Antico Testamento Aronne fece il vitello d'oro? Il popolo disse ad Aronne: facci un vitello, facci un Dio, che modo che stia davanti a noi e noi sappiamo, e quindi siamo tranquilli. Abbiamo un Dio che possiamo così, ma quel Dio che ha parlato a Mosè, noi non sappiamo, perché neanche Mosè sapeva più che fine ha fatto. Sta sul monte e chissà che non scende più, chissà che fine ha fatto. Quindi facci un Dio che noi possiamo giostrarlo. E dice invece Paolo: questo Dio che non abita in templi d'uomo, né fatti dalle mani dell'uomo, non si lascia servire come se avesse bisogno di qualcosa. Attenzione, questo è importante. Dio non si lascia servire come se avesse bisogno di qualcosa. Perché noi per molto tempo il nostro rapporto con Dio l'abbiamo visto così, come se Dio avesse bisogno di qualcosa, e veniamo qui con le nostre preghiere perché Dio ha bisogno delle nostre preghiere. Io non ho bisogno delle nostre preghiere, siamo noi che abbiamo bisogno di Lui. Siamo noi che nel pregarlo diciamo al nostro cuore di aver bisogno di Lui, e non tutto il contrario.
Egli creò da uno solo tutte le nazioni degli uomini perché abitassero su tutta la faccia della terra. Per essi ha stabilito l'ordine dei tempi e i confini del loro spazio perché cerchino Dio, semmai, testando qua e là come ciechi, arrivino a trovarlo, benché non si allontano da ciascuno di noi. Cioè dice San Paolo, Dio però ha dato, comunque ha messo anche nel mondo la possibilità in un certo qual modo di poter arrivare a Lui. E quindi l'uomo, usa l'immagine, no? Quasi andando a tentoni, fin quando tu così, tu non vedi, non tocchi, fin quando non arrivi dove devi arrivare. Casomai l'uomo così può anche arrivare a una certa conoscenza di Dio, cioè di questo Dio creatore. In Lui, dice San Paolo, ci muoviamo, esistiamo e viviamo. Come anche hanno detto alcuni dei vostri poeti, perché di Lui noi stirpe siamo. Poiché dunque siamo stirpe di Dio, non dobbiamo pensare che la divinità sia simile all'oro, all'argento e alla pietra, che porti l'impronta dell'arte o dell'ingegno umano. Ora Dio, passando ai tempi dell'ignoranza, ordina agli uomini che tutti e dappertutto si convertano, perché Egli ha stabilito un giorno nel quale dovrà giudicare il mondo con giustizia, attenzione, per mezzo di un uomo che Egli ha designato, dandone a tutti prova col risuscitarlo dai morti. Quindi dice Paolo, Dio ha stabilito un giorno che dovrà giudicare il mondo con giustizia, dando per mezzo di un uomo che Lui ha designato, dando come prova sicura col fatto che l'ha risuscitato dai morti. Quindi la risurrezione di Cristo come metro per giudicare il mondo. Quando sentirono parlare di resurrezione dei morti, alcuni lo deridevano, altri dicevano, su questo ti sentiremo un'altra volta. Così Paolo si allontanò da loro. Che non dobbiamo illuderci, la risurrezione non è una cosa facile. San Paolo, avete sentito, noi in questo discorso si è adattato ai filosofi che aveva davanti, però non ha rinunciato al suo proprio, ha annunciato il proprio del suo credo, adattandosi anche a quelli che stavano davanti a lui. Quindi quando ha presentato la parte più alta, quella che poi dovrebbe dire, ah, finalmente avrebbe dovuto portare negli altri, abbiamo capito, ancora c'è un senso alla nostra vita, e proprio davanti a questa realtà ti sentiremo una prossima volta, iniziando a deriderlo. Perché la risurrezione, parlare di risurrezione, fa sorridere, fa ridere. Parlare di essere già risorti, risorti con Cristo, come dicevamo la volta scorsa, veramente dovrebbe portarci su un altro piano. Dovrebbe, come adesso vedremo, far sì che le nostre azioni, dovrebbero essere tutte azioni trasfigurate. La risurrezione mette in questo stato di trasfigurazione. E se la risurrezione non riguarda solo Cristo, ma riguarda anche ciascuno di noi, vuol dire che in questo passaggio opera di trasfigurazione entriamo anche noi con le nostre azioni. Però lasciamoci accompagnare. Vi ricordate il cammino che abbiamo fatto fino adesso? Stiamo leggendo Giovanni, capitolo 20. Abbiamo visto fino adesso due incontri. Abbiamo visto l'incontro che Gesù fa con la Maddalena, Maria di Magdala, e l'incontro che Gesù fa insieme a Pietro e Giovanni. O meglio, scusatemi, insieme a Pietro e all'altro discepolo, quello che Gesù amava. Ricordate come avviene: Maria al mattino va presto lì, va a piangere intorno al sepolcro, così con il passo forte, lento, triste, amareggiato, va lì da lontano, vede che la pietra è stata ribaltata, corre e va ad annunciare agli altri: hanno portato via il Signore, non so dove l'hanno posto. Di Maria non sappiamo che succede più, corrono gli altri due. E il giovane, il discepolo, quello che amava, e Pietro che invece va più lento. Arrivano lì, Pietro entra anche l'altro, vede e credette. Ritornarono a casa
e poi ricompare sulla scena Maria, che stava lì vicino alla tomba e piangeva. Prima vede i due angeli, poi arriva una persona che lo scambia per credere che sia il giardiniere, la chiama per nome e lei lo riconosce. Riceve il mandato da parte di Gesù, va a dire ai miei fratelli è quello che io ti ho detto. Ma adesso compiamo un'altra scena. Attenzione, perché adesso, se già lì abbiamo visto che ci sono quasi due racconti diversi e vengono messi insieme, qui ora il testo ci fa capire che addirittura c'è un altro racconto diverso di apparizione, che sembra non abbia niente a che fare con i due precedenti. Perché dice così: la sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: pace a voi. Una prima domanda che ci facciamo è questa: perché sono chiusi dentro con le porte sbarrate? Hanno paura, dice il testo, hanno paura dei giudei. Ma scusate, non ha detto che Pietro e l'altro discepolo hanno iniziato a vedere e stanno credendo? Com'è che stanno ancora chiusi dentro? E Maria di Magdala non avrebbe dovuto dire ai discepoli che lei l'ha incontrato e quello che Gesù le ha detto? Come mai non si fa menzione di questo? Probabilmente di questo si capisce che ci sono nei Vangeli degli riferimenti all'annuncio, all'apparizione del risorto, ma non sono concatenati l'uno con l'altro. Quindi il redattore finale ha preso quel racconto lì, e li ha messi insieme. Quindi evidentemente, quando Giovanni arrivano al suo orecchio queste realtà, c'era nella comunità l'annuncio che Gesù era apparso sì alle donne, anche due erano andati via al sepolcro, e poi è apparso anche al gruppo dei dodici, degli apostoli, dei discepoli, perché qui stranamente non parla dei dodici, parla dei discepoli. Quindi ci sono state varie apparizioni del risorto. La sera di quel giorno, quale giorno? Il primo della settimana, qual è quella lì, quella famosa domenica, la domenica 1, la domenica unica, la domenica che è dato inizio a qualcosa di nuovo, la domenica giorno primo e ultimo, la domenica che non ci stancheremo mai di celebrare, la domenica che lasciamo tutto per venire a incontrarlo. La domenica che facciamo esperienza del risorto, la domenica che come comunità stiamo qui per ascoltarlo, per vedere mentre spezza il pane e per essere avvolti dalla sua carità e per testimoniare questa carità, la domenica che dice che tutto è possibile, la domenica che è iniezione di speranza, la domenica che è l'inizio, e la domenica è il luogo dove siamo nati, è quella domenica dove il figlio prodigo ritorna a casa. È la domenica dove la pecorella smarrita viene ritrovata. È la domenica dove il ladrone entra in paradiso. Questa è quella domenica. E non è una domenica di 2000 anni fa, è la domenica di domenica, è domenica prossima, è domenica scorsa, e sarà domenica l'altra ancora. È il giorno del Signore. Ed è sempre quel giorno che dà inizio a quella nuova settimana. È sempre quella settimana, vedete che comunque non lo dimentichiamo, questo gioco di chiaroscuro, che è notte e però c'è la luce, e noi, che noi camminiamo nella notte per venire alla luce. Come si dice quando nasce un bambino? È venuto la luce, Michele. Veniamo alla luce nel mistero pasquale, nati nella notte di Pasqua alla luce del cielo pasquale. È bellissimo perché la notte di Pasqua, vedi, il cielo pasquale viene messo vicino al fonte battesimale. E io non so se ve lo dissi, pare che ve la dite già questa immagine. Provate a pensare, il fonte battesimale, l'utero della Chiesa, l'utero materno. La Chiesa partorisce nel fonte, dal fonte battesimale. C'è un'altra simbologia tutta particolare, piena, non so se l'avete notata, perché durante la veglia pasquale, quando ci sono i battesimi e si benedice il fonte, il sacerdote fa un gesto particolare con il cielo. Per tre volte lo immerge nel fonte battesimale.
è la fecondazione. È come se avvenisse lì l'unione. Il cielo è Cristo risorto nell'acqua con la potenza sua della resurrezione, in quell'acqua che poi darà la forza di far nascere nuovi figli alla Chiesa. Quindi è il primo giorno della settimana, di questa settimana nuova, e viviamo di questa settimana, non lo dimentichiamo. E quindi c'è questa novità. Ora però, vedete, nella sera di quel giorno, quindi c'è questo giorno che comunque tiene la sua cadenza, tiene il suo scorrere, perché comunque arriva di sera, si arriva di sera. Allora, con Maria di Magdala stiamo lì quando è ancora buio. Vi ricordate, secondo il calcolo romano, quindi tra le 3 e le 6. Poi adesso siamo arrivati alla sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei. Provate a pensare, no, le porte sono lì ben chiuse, per un motivo, perché se i giudei avevano arrestato Gesù, l'avevano messo in croce, e quindi chiaramente i discepoli si aspettano da un momento all'altro, ma vengono a prendere pure a noi. Hanno preso il maestro, ma adesso andranno alla ricerca anche dei discepoli, e quindi arriverà anche il nostro turno. Chiudiamoci dentro. È un po' come noi ci mettiamo con la consapevolezza che stando a casa chiusi dentro siamo un poco più sicuri, e casomai mettiamo pure due mandate alla porta, no? E quindi un po' come si dice, un po' più sicuri. Se vogliono entrare, entrano lo stesso, però perlomeno un po' di sicurezza per sentirci noi questi. E quindi c'è questo timore dei giudei, c'è sempre questo timore, vedete, nella nostra vita. C'è sempre questo timore perché... venendo meno il maestro, quello che comunque avevamo seguito per 3 anni, ci eravamo fidati per 3 anni. Vi ricordate, ancora per dire, ancora una contraddizione, nel capitolo 21, che gli studiosi dicono che è un'aggiunta al Vangelo di Giovanni, a un certo punto Pietro e altri 6 se ne andranno, dice andiamoci. Dopo i 2 di Emmaus se ne andranno proprio perché non è successo niente. Quindi non sottovalutiamo certi fallimenti o certe delusioni, non le sottovalutiamo. Certe situazioni che non vanno come vorremmo, non le sottovalutiamo. In quella realtà, sono la realtà di quella sera o della porta che noi sbarriamo molte volte. Quante volte in certe situazioni di dolori, no, non voglio sentire nessuno, voglio stare da solo. Sono chiusure queste, questa è la chiusura. Quindi c'è il timore dei giudei. E in questa realtà c'è questa cosa bellissima di questo versetto che dice così: venne Gesù. È bello, no, questo venne Gesù. Se dovessimo dire chi è Gesù, colui che viene. Viene perché è il suo essere, è la sua natura più intima, più profonda, quella del venire. Quindi se il suo venire indica ciò che lui è, non c'è una situazione dove lui non venga. La porta può essere chiusa quando vuoi tu, lui è colui che viene. Ricordate, nell'Apocalisse lo leggiamo, l'abbiamo nel Giubileo del 2000, Gesù Cristo ieri, oggi e sempre, il principio e la fine, l'alfa e l'omega, colui che è, che era e che viene. Cristo viene. E viene, vedete, fa una cosa particolare, stette in mezzo a loro. Anche qui potremmo leggere anche in un altro modo, no? Questo stette in mezzo a loro vuol dire stette, sta in mezzo a loro, stava in mezzo a loro, però forse non si rendevano conto. Se è colui che da sempre viene, quindi vuol dire che è da sempre in mezzo. E attenzione, ha detto in mezzo, non di lato. Ricordate quando vedete il battesimo di Gesù? Gesù che cosa fa durante il battesimo? Si mise in mezzo a chi?
ai peccatori. Gesù non ama mettersi di lato, mettersi in mezzo per indicare che cosa? La condivisione. Gesù condivide la sua vita mettendosi in mezzo, perché se io voglio condividere veramente la vita con te, non mi posso mettere sul piedistallo. Io se metto sul piedistallo ti insegno qualcosa, se metto sul piedistallo io prendo le... vedete, anche così, comunque in un certo qual modo a livello figurativo tra me e voi c'è una distanza. Io quando presiedo la celebrazione, vi ricordate anche al ritiro lo feci, l'omelia la faccio andando in mezzo ai fedeli, proprio per stare in mezzo, perché prima di tutto io sono il primo, anche a me raggiunge questa parola, prima di essere uno che poi è chiamato a condividere la parola. E quindi sta in mezzo, è bellissimo Gesù che sta in mezzo. Vedete, noi abbiamo un'espressione in dialetto, no? Potosino ogni monestra. Noi lo siamo un po' così per dire che lui sta sempre in mezzo, in modo negativo, però leggiamolo in positivo. Leggiamolo in positivo. Gesù è sempre in mezzo, non siamo mai soli. Nel Vangelo di Matteo c'era un'altra espressione, sarà chiamata Emanuele, che significa Dio con noi. Quindi chi è il nostro Dio è Dio con noi. Chi è Gesù? Colui che viene. Che viene sempre. Vi ricordate come inizia la sequenza dello Spirito Santo? Vieni, Santo Spirito, vieni. E questo venire indica proprio, vedete, quel desiderio che ti è profondo, perché se tu non desideri una cosa, che dica fa vieni se non ti desidero? Il venire è proprio esprime tutta l'attesa tua, no, vieni. L'Apocalisse, vieni Signore Gesù. È bellissimo perché nell'Apocalisse a un certo punto dice così: la sposa, che è la Chiesa, e lo Spirito gridano vieni, Maranatà. Vieni. Vieni perché se non vieni siamo persi. Vieni perché se non vieni senza di te non possiamo fare nulla. Vieni perché se non vieni le porte restano continuamente chiuse. Siamo smarriti. Pecore senza pastore, vieni. Ma ci deve essere anche l'invocazione da parte. Lui è quello che viene sempre, ma invocarlo dice il desiderio poi del nostro cuore. Stette in mezzo a loro e disse: ah, bravi, mi avete lasciato solo sulla croce. Avete detto di darmi la vita, soprattutto tu Pietro. Invece disse: pace a voi. Pace non è facciamo pace, abbiamo litigato, adesso facciamo pace. Pace non è neanche adesso un poco di pace, mi siedo sulla sedia e mi rilasso un po'. Pace non è neanche andare d'accordo tutti quanti insieme. Questo si chiama quieto vivere. Per quieto vivere mi sto zitto. Non è pace questa. Pace non è assenza di conflitti. Pace è una pienezza di benessere che uno ha nel cuore una volta che ha trovato il centro della sua vita. Quindi io e te possiamo anche pensarla diversamente, ma non significa che non stiamo in pace, anche se abbiamo due idee diverse. E le idee diverse non diventano un ostacolo. Gesù dirà proprio nel Vangelo di Giovanni, e noi lo diciamo durante la messa: vi lascio la pace, ma non come la dà il mondo, io la do a voi. Ed è bello questo perché, vedete, il primo dono che il risorto fa ai discepoli è il dono della pace, è il primo dono che fa. Siccome ha detto che erano chiusi nel cenacolo per timore, e la paura non ti fa stare in pace, la paura. Allora lui, ecco, per riconciliarli, dona la pace. E questo è importante, sapete perché? Perché siccome dopo i discepoli sono mandati, tu per essere mandato, per portare agli altri qualcosa, tu non puoi dare agli altri ciò che tu non hai.
E se io ho un cuore pacificato, io metterò pace. Ma se io ho un cuore in subbuglio, io metterò subbuglio intorno a me. Se io sono agitato dentro di me, io metterò agitazione fuori di me. Se sono sereno, metterò serenità intorno a me. Ma se sono nervoso, io che cosa, come parlerò? Con nervosismo. Tanto vero, diciamo, calmati un po' e poi ne parliamo. La pacificazione. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Detto questo, aver donato la pace, mostrò loro le mani e il fianco. Non gli è stato chiesto di mostrare le mani e il fianco. Dopo Tommaso dirà, ma non gli è stato chiesto. Quindi è lui che mostra questa realtà. Attenzione, perché questo è importante. Mostrare le mani e il fianco per dire che cosa? Per dire, io sono quello lì che 2 giorni fa avete visto sulla croce. Sono io, non un altro. Quindi per dire che c'è identità piena tra questa realtà che adesso sta davanti a voi e quello che avete visto lì morto. Non sono 2 persone diverse. Quindi non sono un messaggero di Dio che vi sta portando il dono della pace. Vi sto portando questo dono della pace proprio perché questo dono della pace è segno di quell'amore che avete visto come cifra lì sulla croce. Sapete, nella storia della Chiesa all'inizio cosa si pensava, ed è stata un'eresia questa, che a un certo punto Gesù, prima di salire sulla croce, il figlio di Dio che stava in Gesù si era ritirato, quindi sulla croce è salito solo l'uomo Gesù, non Dio, perché era impossibile per Dio soffrire. Quindi nell'atto supremo Dio si ritira da Gesù e resta solo il povero uomo che viene crocifisso. Noi invece Gesù, facendo vedere qui che vedete le mani al costato, ne fa vedere questo, che sono i segni appunto della passione, li fa vedere da risorto, e questo fa capire un'altra cosa, che il risorto porta con sé che cosa? I segni della passione. Chi è allora il risorto? È il crocifisso. Non esiste un risorto che non sia crocifisso. E chi risorge è il crocifisso. Ed è bello questo, perché allora ci fa capire che la risurrezione non è l'atto trionfale. Gesù Cristo qui non si presenta come il trionfatore. E né tanto meno la risurrezione è il premio per chi ha vissuto la vita che è stato tanto bravo e tanto buono. La risurrezione è la glorificazione che Gesù rende al Padre. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. Avete mai pensato come inizia la nostra celebrazione eucaristica? Qual è il primo saluto che il sacerdote rivolge alla comunità radunata? Il Signore sia con voi. Sapete l'espressione la pace sia con voi? Chi la dice? Solo il vescovo. Quando il vescovo presiede la messa, fateci caso, il Papa, per l'udienza, no, oggi, nel Padre, Figlio e Spirito Santo, la pace sia con voi. Solo i vescovi possono dare l'annuncio questo qui durante la messa della pace. Invece noi diciamo il Signore sia con voi, i presbiteri. Perché i vescovi, quelli che nel cenacolo sono gli apostoli, i vescovi sono i successori degli apostoli, e sono quelli che hanno ricevuto l'annuncio della pace. Ed ecco perché i vescovi, presidendo la comunità, donano la pace. Però noi, anche con la frase il Signore sia con voi, che cosa è l'invito qui? Proprio questa consapevolezza qui del farci aprire gli occhi che il Signore è colui che viene e sta in mezzo a noi. Ora attenzione, perché l'espressione, purtroppo in italiano, la pace sia con voi, sembra quasi un augurio. Speriamo che il Signore sia con voi. No, non è un augurio, è un'affermazione. Perché in latino è Dominus vobiscum, il verbo sottinteso, il verbo essere. Purtroppo la traduzione italiana ha detto la pace sia, il Signore sia con voi, però corretto, il Signore è con noi. E qui dice, i discepoli gioirono il Signore. Noi gioiamo quando ci raduniamo per celebrare l'Eucaristia. Qual è l'atteggiamento nostro quando veniamo qui a celebrare l'Eucaristia? Discorso sempre quello, vi ricordate?
perché domenica devo andare a messa, o perché ho la consapevolezza veramente di incontrare il risorto insieme ai fratelli, insieme alla comunità, insieme ai discepoli. Ho la consapevolezza di entrare in quel giorno, il primo della settimana, insieme ai fratelli che con me hanno fatto la fatica durante la settimana di poter scorgere il risorto. Non l'abbiamo scorto, allora veniamo qui in questo giardino per poterlo scorgere presente in mezzo a noi, mentre si va presente in mezzo a noi attraverso la parola e il pane dell'Eucaristia. Lo sapete, l'ho sempre detto, le nostre celebrazioni sembrano eterni funerali. Le nostre celebrazioni non sembrano mai celebrazioni pasquali. I discepoli gioirono nel vedere il Signore. Provate a pensare nel rivedere una persona che dopo tanti anni non la vediamo più. La prima cosa quando la vediamo, la prima cosa è il sorriso sulle labbra, appena la vediamo è il sorriso. Ma anche quando ci vediamo con delle persone che ci vediamo ordinariamente. Questo dovremmo chiedercelo, perché capite, allora altrimenti come Maria di Magdala, perché andiamo al sepolcro? Per cercare che cosa? Per cercare ancora il corpo che aveva dato soddisfazione alla mia vita, quel corpo che mi dava un poco di garanzia, e quella persona con la quale 3 anni sì, mi aveva dato un poco di quelle parole di speranza. Questo vado a cercare, vengo a cercare un poco di benessere, un poco di tranquillità, un posto in paradiso che lui mi possa garantire, o per incontrarlo. Gesù disse loro di nuovo: pace a voi. Di nuovo. Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. È il mandato. Gli apostoli sono mandati. Ora attenzione, perché questo è bello, perché Gesù dice: il Padre ha mandato me, quindi il primo mandato è Gesù. E vi ricordate perché Gesù è stato mandato sulla terra? Perché Gesù è venuto sulla terra. Per farci conoscere chi? Il Padre. E per farci conoscere che cosa del Padre? Il suo amore, quando il Padre ama i suoi figli. E quindi che c'è stata una situazione di peccato, ma quel peccato è stato vinto. E quindi il Padre ci ama. Quindi la missione di Gesù è questa. Gesù dice: come il Padre ha mandato me, ora io così mando voi. Quindi il Padre mi ha mandato per una missione, io adesso vi mando per questa stessa missione, far conoscere il volto del Padre. Vi siete mai sentiti voi dei mandati? Guardate che il mandato non ce lo dà il parroco, il mandato neanche il vescovo ce lo dà. Neanche il Papa ci dà il mandato, è Gesù Cristo che ci dà il mandato. Come il Padre ha mandato me, così io mando voi. Ecco perché allora è importante conoscere la vita di Cristo, per conoscere in che modo Lui ha rivelato il Padre e per capire in che modo io sono chiamato a rivelare Gesù Cristo che rivela il Padre. Però come ho detto tante volte, anche come uno scherzo, le nostre azioni, i nostri lineamenti sono chiamati a rivelare gli lineamenti del Padre. Noi siamo la continuazione nello spazio, nel tempo, dell'incarnazione di Gesù Cristo che rivela il Padre. Voi siete chiamati a Casandrino ad essere la continuazione qui a Casandrino dell'incarnazione di Gesù Cristo che 2000 anni fa è venuto a Betlemme e dopo distanza di 2000 anni la continuate voi qui. Gesù passava e benediceva. Proviamo a passare a benedire. E voi capite, se questo entra, niente più ci è indifferente, perché niente è indifferente al Figlio di Dio. Tutto ciò che è l'uomo e riguarda l'uomo non è indifferente al Signore e non può essere neanche indifferente a me.
fosse già solo il fatto di considerare che davanti a me è un essere umano come un essere umano sono io. Amare e dire a qualcuno: tu non mi sei indifferente. E allora passo vicino all'ospedale e farò una preghiera e penserò a questi fratelli che stanno lì all'ospedale. E passerò vicino a una casa che so che c'è un problema su quella casa e porterò nel mio cuore quel problema di quella persona che sta lì in quella casa. C'è una situazione che conosco così e cercherò di avvicinarmi a quella situazione che conosco. Capite che se questo è il nostro cuore, poi veramente dice: ma quello così scoppia, ma quello è il supplemento di grazia, questo è. Non so se voi avete visto il film Una settimana da Dio. Se non l'avete visto, io vi consiglio di vederlo perché è simpatico. A un certo punto ha una scena, vi ricordate, no? Lì il protagonista Jim Carrey dice: ma io se fossi Dio così, perché anche noi abbiamo pensato qualche volta che se io fossi Dio loro metterei le cose a posto. E Dio gli accetta questa sfida e gli concede per una settimana. A un certo punto, vi ricordate, nella scena lui inizia a sentire delle voci dentro di sé, nella sua mente, e queste voci sono sempre più insistenti, più forti, si accavallano, e lui non, impazzisce quasi perché non... E dice: ma a un certo punto dice: ma che cosa è tutto questo? E allora Dio poi intervince così: quelle sono le preghiere degli uomini, oh mamma mia. E Dio poi gli dice: ma attenzione però, quelle che tu hai sentito sono quelle, solo quelle di tre isolati attorno a te, non sono quelle del mondo intero, sono solo quelle di tre isolati intorno a te. Provate a pensare quante persone, no, qualcuno ci ha visto, fanno una preghiera per me, oppure se mi trovo in questa situazione. E provate a pensare queste 5, 10, 100 persone che vi hanno chiesto questo, e a noi sembrano tante, ma ricordate tutte 100. Pensiamo al mondo intero. Ecco perché dicevano alcuni mistici che noi dovremmo pregare con la Bibbia a una mano e il giornale nell'altra mano. Come non pensare all'attentato a Manchester l'altro giorno. Come non pensare alla visita di Trump al Papa o agli altri, gli altri due incontri che ha fatto in vista della pace. Allora capite come effettivamente, no, la vita poi non è più monotona, come noi purtroppo qualche volta l'abbiamo ridotta. La nostra vita è molto monotona. Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. Detto questo, soffiò e disse loro: ricevete lo Spirito Santo. Capite subito, no? Questo soffiò ci rimanda a che cosa? Alla Genesi, a quando Dio crea l'uomo, vi ricordate? Lo plasmò e soffiò. E l'uomo, vi ricordate, dice il testo, divenne un essere vivente. Chiusi nel cenacolo, ricevono la pace, ricevono il soffio creatore, o se volete ricreatore. C'è una preghiera che dice così: se fu grande per noi essere creati, ancora più grande per noi essere redenti. Quindi se è un dono grande la creazione, l'essere salvati, la redenzione è ancora più grande. Nella notte di Pasqua abbiamo ascoltato il pregonio pasquale che a un certo punto dice così: nessun vantaggio per noi essere nati se lui non ci avesse redenti. Sì, ecco qua, loro erano nati, però adesso hanno le porte chiuse, è finito. Sono rinati, la ricreazione, da questa ricreazione la missione. Senza ricreazione non c'è missione. Scusate, sapete dov'è questa ricreazione per noi? Nella confessione. Quando ci viene detto: io ti assolvo dei tuoi peccati, perché riceviamo lo Spirito Santo, noi usciamo come il giorno del battesimo.
È vero che purtroppo i nostri confessionali sono così, però provate a pensare alle nostre confessioni, se quando usciamo dalla confessione usciamo con quella consapevolezza di essere perdonati. Proviamo a pensare quando ci alziamo dal confessionale, se ci alziamo con il cuore pieno di gioia. Se veramente abbiamo la sensazione di aver incontrato l'abbraccio misericordioso con il Padre. O non piuttosto ci siamo lavati, fatto questo, questo e questo, abbiamo assolto e ci alziamo e ce ne andiamo. L'altro giorno ho confessato una signora a fine messa, perché era arrivata in ritardo, la signora, va bene, ho confessato. A un certo punto lei dice così, tra i peccati, dice così a un certo punto, e poi c'è dell'odio nei confronti dei miei suoceri. Allora, vabbè, cerco di capire, va bene così. Certo, lei dice, vabbè, avete ragione, cercherò di essere indifferente. A che faccio peggio ancora? Cioè, la signora pensava di aver detto una cosa bella, no, diceva, vabbè, li odio, adesso inizio a essere indifferente. Io ho detto, peggio, meglio odiarli che non essere indifferenti, perché comunque l'odio è una forma di amore rispetto all'indifferenza. E cercavo di farle capire, ho detto, con tutto il rispetto di quello che sarà potuto succedere, perché poi certamente hanno sbagliato, perché poi sempre gli altri a sbagliare, no? Quando noi ci confessiamo è sempre l'altro che sbaglia, certamente avranno sbagliato. Però, vedete, un conto è se io dico, io conosco i miei limiti, c'è questa situazione di dolore, non riesco, vorrei ma non riesco a superare. Questo è un conto. Ma un conto dice, no, cioè indifferente e basta. Non è la ricreazione, non sono più ricreato. Perché la ricreazione non è che è un atto magico. Perché Gesù soffiò, ricevete, e poi dice, coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, e coloro a cui non perdonerete resteranno non perdonati. Quindi la misericordia e il perdono. Quindi poi c'è un'azione che tu comunque devi fare. Allora, se tu pensi che, se tu non vuoi fare poi il tuo passaggio, sei qui per chiedere che cosa? No, vabbè, datemi la soluzione, come la caramella ti devo dare. Allora capite, e attenzione, perché qui, è vero che qui, secondo gli studiosi, c'è il principio della confessione, no? Che viene dato agli apostoli e poter confessare e assolvere. Però attenzione, perché qui noi potremmo anche leggere in un altro modo, perché siccome ha detto all'inizio si trovavano i discepoli, quindi erano tutti discepoli, c'erano anche le donne, perché se Maria di Magdala andò lì a chiamarli, dove? E le donne escono da dove? Escono da questa casa, quindi c'erano anche le donne. Allora evidentemente qui potremmo anche leggere che qui sta parlando appunto di questa misericordia e perdono, che i discepoli, tutti i discepoli, sono chiamati a donarsi l'un l'altro. Allora la comunità investita dal risorto, che ha il dono della pace, è chiamata a sperimentare che cosa? Misericordia e perdono. Misericordia e perdono dice che cosa? Dice una povertà, dice una mancanza, dice un peccato, dice un limite, se bisogna sperimentare misericordia e perdono. Quindi noi che veniamo qui, non è che veniamo qui perché siamo perfetti, abbiamo raggiunto, no, veniamo qui perché proprio sperimentiamo misericordia e perdono. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, coloro a cui non perdonerete resteranno non perdonati. Noi, non il sacramento, noi. Capite la responsabilità grande che noi abbiamo? Cioè, capite qual è questa scommessa che Gesù continua a fare ancora oggi per poter essere credibile? Cioè, è mai possibile che per essere credibile ha scelto proprio voi e me, così come siamo? Siccome noi ci conosciamo, sappiamo di non essere tanto credibili, eppure lui che ha fatto si è messo nelle nostre mani. Dove gli altri potranno dire, ma non è il figlio del carpentiere? Le sue sorelle non stanno qui in mezzo a noi, chi si crede di essere? Portatori di misericordia e perdono, questi ci crediamo di essere. Portatori di pace, questi ci crediamo di essere.
coloro che hanno la consapevolezza di aver ricevuto un dono così grande, questi noi ci crediamo di essere. E nella quotidianità cerchiamo di condividere, questi ci crediamo di essere, basta. Non ci crediamo di essere quelli che hanno l'aureola. Però a condizione che se poi ce lo dicono, noi non partiamo in quarta. Perché io sono peccatore, lo so, però tu poi non me lo devi dire che sono peccatore. E allora non sono un ipocrita. Perché se dico di essere peccatore, ti sto dando il diritto di dirmelo che sono peccatore. È la comunità pasquale. Ora, sembra che qui tutto sia chiaro, no? Però poi vedremo la prossima volta. Non è niente chiaro, perché adesso dirà di nuovo che ancora poi le porte sono chiuse, quando poi, perché non c'è Tommaso. Quindi è chiaro o non è chiaro? Quando sembra che sia chiaro, poi non è chiaro. Quando sembra che finalmente, anche noi, finalmente abbiamo messo un punto, abbiamo una certezza di ricordare la pietra, poi a un certo punto la pietra neanche c'è più. Quando sembra che le porte siano chiuse e le porte poi restano, sembrano aperte, le porte poi restano ancora chiuse. Così anche noi. Dopo che finalmente abbiamo fatto un cammino, e poi ti ritrovi di nuovo a terra. Allora quello che è importante è quella capacità di continuare, di persistere, è quella che noi chiamiamo speranza, chiamiamo fede, chiamiamo carità, chiamiamo amore, da non viverla epidermicamente, no, come sensazioni, ma di andare nelle profondità, quella che si chiama la vita spirituale, che non è una vita avulsa da quella, diciamo, temporale, umana, ma è quella che vuole dare senso a quella temporale umana, la vuole infarcire. Voi siete il sale della terra, se il sale perdesse il suo sapore non sarebbe più niente. Quindi la terra, e quindi il sale, la vita spirituale, è per insaporire la terra, la pasta, non me stesso. La luce è per far luce, non per me stesso. La luce serve per noi. E questa è nell'intimità. Allora qui ce lo chiediamo. Già altre volte, vi ricordate, vi ho provocato su questo, vi provoco ancora. Quanto tempo io vivo io e lui, io e lui. Quanti momenti veramente durante la giornata trascorro di... È vero, ogni momento è preghiera, sì, questo è vero, però qual è, quanti momenti vivo dove mi fermo veramente con quella consapevolezza di pregare? Consapevolezza di essere presenti a Lui e di Lui che è presente a me. O come ha detto San Paolo, in Lui viviamo, muoviamo ed esistiamo. Ricordate, no, c'è quel film della Walt Disney, Pesciolino Nemo. Lui parla vicino al padre che vuole andare nell'oceano. E il padre dice, ma ci siamo già nell'oceano. L'oceano, chissà che cos'era l'oceano. Oppure non so se è mai capitato, no, qualche volta volando in aereo, a un certo punto il pilota qualche volta dà le informazioni, adesso stiamo sorvolando l'Italia, e tutti quanti fanno così dal finestrino, per vedere, no, l'Italia giù. Cioè tu ci siamo già dentro. Provo da sopra, chissà che cosa riesce a cogliere, non è fatto così. Stiamo respirando in questo momento, ma non abbiamo consapevolezza, già l'ho detto, abbiamo detto no, però se iniziamo, inizia a far caldo, allora poi iniziamo il bisogno, iniziamo a fare così, abbiamo bisogno di aria, allora là ci rendiamo conto adesso di qualcosa che viene poi. In Dio esistiamo, ci muoviamo. Dice, non mi ricordo, il Siracido, la Sapienza, una cosa non esisterebbe neanche se lui non l'avesse pensata e se non l'amasse. Non esisterebbe neanche. Ecco perché noi esistiamo, perché siamo pensati. Ringraziamo il Signore con questa consapevolezza veramente che viene, sta in mezzo a noi. E gli chiediamo la grazia come Lui l'ha concessa ai discepoli,
la grazia di mostrarci il scostato e di mostrarci le mani. Gli chiediamo la grazia di ancora continuare a soffiare su di noi lo Spirito, di poter sentire veramente questo suo spirito, questo suo soffio che viene per ricrearci, proprio in quelle situazioni dove noi abbiamo l'impressione proprio che tutto sia finito. Quello è il momento più bello dove veramente Lui viene, perché viene sempre, quindi non disperiamo, anche se è tutto buio, Lui viene. Abbiamo questa certezza e consapevolezza.